Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, che per la rubrica Musicanti e Cantori in Alto Adelaide Lavoro, anche questa sera vi terrà compagnia nel parlare di musica, arte, identitaria nel Regno di Napoli e nel nostro territorio. Ma questa sera parleremo non soltanto di musica e di cultura e arte identitaria, ma parleremo anche di un personaggio molto molto particolare. E il video di seguito vi anticiperà sia il personaggio che gli ospiti che ci terranno compagnia. Sono due ospiti veramente illustri. Bene, come avete potuto vedere, questa sera parleremo di Sant'Antonio Abate, ma non parleremo Sant'Antonio Abate in senso generale soltanto, ma ne parleremo anche a livello territoriale. Metteremo a confronto due realtà, due territori che per 8 secoli facevano parte del Regno di Napoli e adesso fanno parte dell'Italia. Perché abbiamo voluto fare questo? Perché sembrano tradizioni, usanze e costumi molto simili, quasi uguali, ma non è proprio così. Sant'Antonio Abate, che cosa c'ha di particolare? Quello che ho potuto capire è stato il padre del monachesimo. Diciamo che un egiziano, nel terzo secolo d.C., nonostante venisse da una famiglia agiata, decise di fare l'eremita e pur non lasciando tracce scritte, per tradizione si può considerare veramente il padre del monachesimo. Sant'Antonio Abate è sempre stato per secoli associato agli animali, protettore degli animali, del fuoco, e soprattutto viene festeggiato il 17 di gennaio, che è il giorno in cui normalmente si diceva che il giorno passava da un passo di gallina a un passo di buoi. Con chi ne parleremo questa sera? Ne parleremo con due illustri ospiti, che adesso metto insieme con me e che potete vedere. Parleremo con Adriana Gandolfi e Vincenzo Capuano. Facciamo anticipare i saluti alle donne, Vincenzo, noi siamo un po' all'antica. Ciao Adriana, come stai? Resistiamo, come possiamo stare? E meno male che esistono questi mezzi per farci condividere le nostre lucubrazioni culturali. Ma tu sai, Adriana, che non tutti i mali, alcune cose dal male ci può sempre nascere il bene. Noi ci siamo conosciuti per il fatto di Pulcinella, con cui stiamo condividendo l'esperienza col professor Scavoglio per far diventare Pulcinella patrimonio dell'UNESCO, e quindi tu sai che noi di convegni in presenza ne facciamo tanti, tra quelli identitari, artistici e quelli soprattutto storici. Ma ti posso garantire che anche quando torneremo a stare in presenza non abbandoneremo questa formula, perché è molto molto interessante. Adriana Gandolfi è un'antropologa specializzata soprattutto nel
nei costumi, usi, nelle etnie abruzzese e molisane, ma stiamo parlando di un personaggio che è di fama internazionale. Lei agisce in tutto il mondo ed effettivamente noi siamo onorati di averti qui questa sera, perché così si dice, il tuo curriculum è da fare invidia anche a quelli più blasonati. Ma l'altro ospite ci parlerà di Sant'Antoni, giusto? Sant'Antuone? O mi sbaglio, come si pronuncia, Adriana? In abruzzese è Sant'Antonio o Sant'Antuone, come poi in napoletano. Sant'Antuone è più nella parte dell'Abruzzo meridionale. E beh, che confina più con la terra di lavoro. Che confina più Molise, terra di lavoro, eccetera. Ma nel resto dell'Abruzzo è Sant'Antonio, con la D, ma nemmeno la A. Sant'Antonio, capito? Infatti il nome è Antonio, è Antonio. Quindi faccio bene a dire gli Abruzzi, non l'Abruzzo. Fai benissimo. Gli Abruzzi è la cosa più giusta, perché, come anche, ma tante regioni, non è soltanto gli Abruzzi, perché siamo fatti con tante situazioni etniche, di commistioni, di storie, eccetera. Quindi i dialetti cambiano, il cibo cambia, l'economia cambia. E siccome è l'economia che fa la cultura, il territorio, gli Abruzzi, come le Campanie, cioè voglio dire, mo è tutta Campania, ma la terra di lavoro non era Campania, era terra di lavoro. La terra di lavoro nasceva a Sora e finiva a Nola, ed era tra le la più antica provincia d'Europa e tra le più ricche d'Europa. Comunque, ho visto, infatti, perciò si chiamava terra di lavoro, la gente fatica e faceva mangiare agli altri. E allora Adriana, ti presento l'altro ospite che questa sera vedrai per la prima volta, e parlo di Vincenzo Capuano, che viene dal cuore della terra di lavoro, da Macerata Campania, dove è famosissima per ormai in tutto il mondo per i bottari, per la tradizione Sant'Antuono, pure loro, e Sant'Antonio Abate, che loro come noi qui in alta terra di lavoro lo chiamiamo Sant'Antuono. Sant'Antuono. Macerata Campania ormai. Cosa? Da noi lo chiamiamo Sant'Antuono, ovviamente, ci teniamo a sottolineare questo nome così che ci rappresenta. Allora Vincenzo, so che la tua professione sono altre, però sei soprattutto un grande studioso di Macerata Campania e della festa di Sant'Antuono. Innanzitutto salutaci e come stai? Benissimo, per fortuna si tira avanti, stiamo tenendo duro in questo periodo così particolare che sta attanagliando il mondo intero, però Sant'Antonio Abate ci sta dando la forza giusta per andare avanti, e quindi come lui ha sconfitto il male, ci ha imparato anche a noi a tenere duro e sconfiggere il male. Teniamo duro, dai. Voi che siete due, aspetta. Una benedizione di Sant'Antonio? Che diciamo in Abruzzo? Che è stato un... Da pericolo, male, lamb, Sant'Antonio ce ne scamba. Avete capito? Da pericolo, malattie e fulminazione, i lampi, quindi lamb, Sant'Antonio ce ne scamba. Che farina. Al mio paese diciamo lamb, saette e tune, questa è la festa di Sant'Antonio. Quindi... Come? Lamb, saette e tuoni, questa è la festa di Sant'Antuono. Lampi, saette e tuoni, questa è la festa di Sant'Antuono. Che bello. Ragazzi, volevo dirvi una cosa. Siccome noi, voi sapete che noi abbiamo fatto, ci diamo molto alla nostra lingua madre, da cui nasce l'italiano, se questa sera avete voglia, sia la lingua laborina che la lingua abruzzese, avete voglia di dare dell'intercalare oppure di parlare anche nella vostra lingua, fate senza problemi, che noi ci riempite il cuore di gioia. Calcolate che voi sapete che abbiamo fatto quello spettacolo su Bigallan, ricantaggio in lingua nostra, in lingua laborina, che sta riscuotendo un successo enorme. Quindi noi crediamo molto in questo. Va bene, allora scusatemi tutti e due, il mio preambolo su Sant'Antonio non l'ho sbagliato, no? Credo. Oddio, ci sono state delle imprecisioni, però le correggeremo parlando. Ma non ti posso dire quali sono. Bene. No, faccio ammenda, le correggeremo parlando. Va bene, ma noi perché da noi si dice fattela con chi è meglio di te e fagli pure le spese. Pure da noi, papà me lo diceva sempre. Io andavo sempre che chi le più poveritte perché mi facevano tenerezza. Vabbè, guarda, io l'ho letto sul libro di Vincenzo. Eh beh, sono i Sicilia, che alla fine della sua vita è andata a Cipro. Cipro.
Ci provo. No, Sant'Antonio non c'entrava con. Va bene. Comunque... lo diremo dopo. Va bene. Va bene. Adriana, comincio a parlare, anche se normalmente si inizia con le donne, però siccome tu sei un luminare e sei la nostra insegnante, comincio con Vincenzo, così se diciamo delle fesserie. Vincenzo ha scritto un libro bellissimo e mi ha fatto conoscere una tradizione che io avevo letto soltanto, ma tantissimi anni fa, nel libro Carnevale si chiama Vincenzo. Grazie. Di Annabella Rossi e di Simone. Quindi io mi ero già, come si dice, infarinata sulle feste della Campania, soprattutto legate al Carnevale. Sant'Antonio apre le feste del Carnevale e la Campania è l'apertura ideale, è stata quella che ci ha fatto da inaugurazione. Eccoci. Vabbè, Vincenzo, comincio con te. Cominciamo a parlare di simbolismi di Sant'Antonio. Soprattutto il fatto del maiale, che all'inizio pare che era un cinghiale, la campanella e il bastone. Partiamo subito con questi tre simboli che sono fondamentali tra i tanti legati a Sant'Antuono. Allora, Sant'Antuono Abate è un santo che è pieno di simbolismi. Ha avuto una vita lunghissima, perché è nato intorno al 250 ed è morto all'età di circa 105 anni, quindi nella sua lunga vita di eremita nel deserto della Tebiade ha avuto a che fare diciamo tantissimo col demonio, il demonio che nel suo caso si è trasformato in tantissime figure, quindi tante azioni carnali, ma lo stesso demonio si racconta nelle gesta proprio di Sant'Antonio Abate, che si sia anche trasformato nella figura del maiale per tentarlo. Questo è soltanto un preambolo per far capire che oggigiorno andiamo ad osservare la statua di Sant'Antonio Abate, la vediamo attorniata dal bastone, dal fuoco, dalla campanella, dal libro monastico, dal Tao, dalle figure femminili in alcune statue, dal maiale che hai tu citato. Ma le stesse figure nel tempo hanno avuto un significato che pian piano si è sempre più modificato e si è riempito, ma in talune case anche adattato al contesto in cui il culto poi ha avuto il suo accrescimento e quindi si è diffuso in modo particolare. Perché il maiale nella figura di Sant'Antonio Abate? I resti di Sant'Antonio Abate nell'XI secolo furono portati da Costantinopoli, dove erano state scoperte prima e quindi traslate quindi dall'Egitto, furono portate in Francia. Quindi nasce il culto di Sant'Antonio Abate in Francia. Alcuni studiosi fanno riferire questa figura del maiale, la prima figura del maiale sotto al santo stesso, come un retaggio di alcune vecchie usanze, quindi divinità già presenti in Francia. In particolare in questo caso facciamo riferimento al dio celtico Lug, il quale è raffigurato non a caso con un cinghiale. Questo passaggio lo troviamo per esempio un libro di Cattabiani che ho avuto modo di leggere qualche anno fa, in cui lui fa queste giuste osservazioni. Un altro però significato abbastanza importante che ci fa ricondurre alla figura del maiale, alla figura di Sant'Antonio Abate, è dovuto al fatto che nel momento in cui parte il culto di Sant'Antonio Abate e le ossa vengono lasciate lì in Francia ad un ordine benedettino, col passare del tempo si va a creare quell'ordine che prenderà il nome di Ordine di Antoniani. Quest'ordine era dedito alla cura dei malati, ma soprattutto dei malati che erano soggetti all'ergotismo, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, l'herpes zoster, il quale uno dei modi per curarla, questo tipo di herpes, era proprio l'utilizzo di unguenti. Unguento che si otteneva proprio dal maiale. Ecco quindi che l'allevamento dei maiali viene associato a questo ordine. E soprattutto questi maiali avevano una doppia valenza: da un lato servivano
per, diciamo, per un'azione caritatevole verso ovviamente verso gli ammalati, quindi con lui, per creare l'unguento. D'altro lato, il maiale, una volta ucciso, serviva per sfamare gli ammalati stessi, ma anche i monaci, ma quindi anche la popolazione, quindi una doppia valenza. Quindi se inizialmente questo maiale nei racconti veniva associato a una figura che poteva essere demoniaca, perché si raccontava che il diavolo avesse tentato Sant'Antonio Abate trasformandosi proprio in un maiale, che Sant'Antonio Abate l'avesse poi addomesticato e quindi reso, diciamo, inoffensivo, ecco che il maiale pian piano dà ad avere una fattezza, una figura un pochettino più demoniaca, pian piano si comincia a vedere anche l'utilità di questa figura e quindi incomincia ad avere una figura, diciamo, più da animale domestico. Poi ci sono tantissime storie intorno al maiale, tipo per esempio c'è la storia in cui c'è un miracolo in cui Sant'Antonio Abate manda il maialino negli inferi per portare il fuoco, diciamo, sulla terra, e diciamo il maialino, essendo piccolino, riesce ad entrare con qualche sotterfugio nell'inferno e poi tornare indietro con una fiammella di fuoco sulla propria coda. E quindi ecco che il nostro maiale che era un nemico di Sant'Antonio Abate, diventa addirittura il suo amico fedele, che gli dà una mano a fare gli scherzetti al demonio, quindi a portare il fuoco sulla terra e quindi ad addomesticare anche il fuoco, che in un certo qual senso anche quello richiama quella che è la figura demoniaca da addomesticare. Poi abbiamo anche altri esempi, sempre sul fatto del maiale. Ne potremmo raccontare tantissimi. Io la campanella e il bastone. Volevo soltanto fare una chiusura sul maiale. Ancora oggi in tantissime comunità rimane come simbolo anche la distruzione dello stesso, come la distruzione del male. Per esempio io sono di Macerata Campania, facciamo la festa di Sant'Antuono, il 17 gennaio facciamo esplodere delle figure che sono legate alla vita del santo, e la loro esplosione significa la distruzione del male e poi per augurarsi un buon avvenire. Queste figure sono fra l'altro da una figura femminile, tentazione carnale, c'è una scala, c'è un ciuccio che una volta veniva portato da spalle, quindi voleva simboleggiare il centauro, ma c'è soprattutto il maiale che viene fatto esplodere, e quindi la gente festante, una volta che vede esplodere questo maiale, contenta e quindi è felice di avere un buon avvenire. Ovviamente quando qualche volta non va bene nello sparo dei fuochi, la gente ci rimane un po' col broncio, perché giustamente non è buonaugurante. La forma della campanella è legato al culto sempre degli antoniani. Loro la utilizzavano soprattutto come elemento iconografico per avvisare il loro arrivo. Ecco che quindi questa campanella col tempo è stata pian piano sempre di più associata a quello che era il culto degli antoniani, alla figura di Sant'Antonio Abate. La stessa campanella veniva, si racconta che a seguito di una grave, diciamo, oggi siamo purtroppo in una pandemia, quindi conosciamo molto bene di cosa parliamo. Quindi a seguito di un'epidemia che avvenne proprio nel Medioevo, si diede la possibilità di far girolanzare soltanto i maiali che avessero una campanella al collo, cioè quello del culto degli antoniani, perché poi quei maiali dovevano poi servire per un'azione benefica e per curare la gente, mentre gli altri animali non fu data la possibilità di girare così per le strade, e quindi di conseguenza di ottemperare a questa epidemia. Ovviamente questa storia ci fa capire come anche in quel caso la campanella va ad assumere una funzione abbastanza vitale ed importante. Secondo degli studi che ho avuto modo di leggere, la campanella può anche avere un significato
molto, molto importante. Essa che cosa può significare? Anticamente andava a simboleggiare quella che era il grembo materno, pertanto la campanella antoniana può essere vista come il simbolo della morte e della risurrezione. Ecco quindi sempre rincorrere nella figura, nei simbolismi della figura di Sant'Antonio Abate, la distruzione di quello che è ciò che è vecchio per quello che è nuovo. Non a caso c'è il detto Sant'Antonio, tecno obiettivo e da ciò nuovo. Poi un altro simbolo importantissimo è il bastone. Il bastone che, se lo andiamo ad osservare, ha nella sua sommità una forma di Tau. Anche in questo caso il Tau era la T greca, era uno dei simboli degli antoniani che l'avevano sulla propria veste. Quindi anche in quel caso un simbolo che è dell'orbo del monastico pian piano è stato associato alla figura del santo. Ma se andiamo ad osservare molto bene il bastone, esso nella sua sommità, con la forma a forma di T, quindi nella sua parte superiore, ad imitare, quindi a simboleggiare quella che è la croce di Cristo, quindi dandomi una conferma nella sua valenza. E soprattutto il bastone, ha avuto sempre un'importanza vitale, diciamo, nel culto cristiano. Basti pensare alla figura di Mosè, che fra le sue mani, con un bastone, riuscì a guidare il popolo dall'Egitto verso la terra promessa. Cristo, quindi abbiamo detto, è stato crocifisso su una croce, il bastone stesso è legato, diciamo, un pochettino a questa forma. Soprattutto, quindi, Sant'Antonio Abate con il bastone ci guida a sconfiggere il male, quindi ad andare, diciamo, ad avere un avvenire migliore e ad allontanare quello che è il diavolo, la figura malefica. Può succedere in qualche statua viene enfatizzato rispetto ad un altro, oppure venga sostituito, come ad esempio la figura del maiale può essere sostituito con la figura del demonio stesso, oppure con quella delle figure femminili, quindi la tentazione carnale. Il bastone, un'ultima osservazione sul bastone, a confronto della clava con cui Ercole abbatté le fiere di questo mondo, l'invincibile legno della statua di Sant'Antonio Abate va a dominare quello che è il demonio, quindi un modello di virtù monastica che è simbolo ovviamente di povertà e di umiltà, e quindi senza per sé e sia forza, ma soprattutto povertà, ma umiltà. Ho finito. Come è stato, Vincenzo? Bravo o cattivo? No, è stato bravissimo. Vincenzo, come è stato? Bravo o cattivo? È riuscito a concentrare in pochi minuti tutto quello che ha a che fare con il simbolismo dell'immagine di Sant'Antonio. Quindi voglio dire... Hai qualcosa da aggiungere? Delle precisazioni magari. Allora, gli antoniani sono un ordine mendicante che viene si crea in Francia dopo che le reliquie di Sant'Antonio vengono portate dai crociati dopo il sacco di Costantinopoli in Francia e a Vienne, perciò si dice Sant'Antonio di Vicenne, perché Vienne era il luogo dove vengono appunto conservate e venerate, e si crea il primo nucleo di questi frati antoniani, che sono precedenti anche in francescani, sono frati mendicanti, non è un ordine vero e proprio, sono frati mendicanti liberi, che però sono, come tanti monaci, sono la loro funzione, sono preposti alla, oltre ad essere mendicanti, loro scambiano, no, il loro sostentamento, che la gente aiuta a sopravvivere, con gli apparati e il sostegno terapeutico con le malattie. Tra le malattie più temute di allora c'era appunto l'ergotismo, questo herpes zoster, che probabilmente veniva facilitato
dalla segale cornuta, che era una pianta che si nasceva spontaneamente in mezzo al grano. Quindi quando si mieteva il grano e c'era la segale cornuta e veniva appunto il seme della segale cornuta mischiato al nostro cereale, poteva dare, se c'erano delle grandi quantità in quella farina, questo fenomeno terribile, dolorosissimo, che tuttora noi abbiamo. E si chiama fuoco di Sant'Antonio perché? Perché la tradizione diceva che se la gente rifiutava gli antoniani il giusto obolo, la giusta ricompensa, la giusta elemosina, Sant'Antonio ti puniva con il suo fuoco. Tutto parte da questa tradizione del fuoco, perché nelle immagini, facciamo un passo indietro, immaginiamoci la cultura contadina come era fino a 50 anni fa, così era nel lontano Medioevo, lontano non troppo, perché queste tradizioni, questa mentalità era rimasta appunto fino al secondo dopoguerra, poi è mutato tutto. E il Sant'Antonio, come lo conoscono i nostri contadini europei? Certo non lo conoscono per la storia del suo biografo, cioè Sant'Antonio è uno dei santi più celebrati, anche perché è stato il primo santo eremita, così come poi Michele Arcangelo è stato il primo arcangelo santificato. Sono stati le prime entità celebrate, adottate nella tradizione cristiana come protettori potenti. Sant'Antonio ha avuto un discepolo che si chiamava Atanasio, che per fortuna ci lascia le cronache della sua agiografia. Agiografia significa quando tu scrivi la biografia di un santo, quindi agio, perché dal greco agios significa santo, quindi il suo agiografo è Sant'Atanasio, che ci racconta della sua vita lunga, come ci ha detto Vincenzo. E lui, come tutti gli eremiti, come quelli che rinuncia, l'eremita a che cosa rinuncia? Cioè Sant'Antonio, un precursore di San Francesco, figlio di mercanti ricchi di Alessandria, rinuncia a tutti i suoi beni, si spoglia dei suoi abiti, dona tutto ai poveri e comincia a vagare da solo nel deserto della Tebaide per trovare nell'ascetismo la rinuncia al mondo terreno, che era fatto di sofferenza, un po' un Buddha, il Buddha per la parte che sappiamo orientale. Questi eremiti sono un po', se noi ci pensiamo, hanno fatto quasi lo stesso percorso. Allora, Sant'Antonio, come tutti gli eremiti, e se voi leggete la storia di Siddhartha, del Buddha, hanno le allucinazioni, il demonio li perseguita, li vuol far rinunciare ai loro propositi. Quali sono i propositi degli eremiti? Quelli di rinunciare ai beni materiali e soprattutto al surplus, e comunque che sono poi il godimento del cibo, l'esagerazione, l'avere rapporti con donne, e rinunciava ai rapporti appunto carnali. Naturalmente una persona in carne, come siamo noi oggi, abbiamo visto che con questo lockdown ci manca l'aperitivo, figuriamoci a un povero eremita che si nutriva di un po' di pane secco che riusciva a reperire, oppure di erbe che raccoglieva, che qualcuno che andava, perché gli eremiti, gli anacoreti, come si chiamavano, erano venerati dalle persone, quindi chiunque voleva dei responsi, dei consigli, si recava da questi santi anacoreti, come oggi si recano ai lama tibetani, cinesi permettendo, che ci aiutano a trovare un nostro percorso di equilibrio. E naturalmente, rinunciando a queste cose,
Quello era la tentazione, i suoi incubi, quello era il demonio era la vita terrena che ti incalzava, ti portava le tentazioni. E quindi in un linguaggio medievale, di quel medievale, qua non siamo nel Medioevo, qua siamo nell'altissimo Medioevo. Parliamo, Sant'Atanasio scrisse queste cose nel terzo secolo, cioè quando assisteva Sant'Antonio come discepolo. Quindi parla con un linguaggio metaforico che dobbiamo interpretare. Allora, quando poi facciamo un salto di quasi 1000 anni, i crociati rubano queste, come si chiama, queste reliquie nel sacco di Costantinopoli, che non dimentichiamoci, è stata una delle cose più brutte che sia mai accadute nell'Occidente. Quando la seconda crociata del 1204 venne promossa dai veneziani e dal Papa con la scusa di andare al Santo Sepolcro, ma venne promossa per rubare a Costantinopoli le sue preziose reliquie. Perché Costantinopoli era invidiatissima, perché aveva raccattato fino ad allora tutte le reliquie dei santi, mentre da noi c'erano i barbari. Quindi l'impero d'Oriente, che era stato creato proprio intelligentemente per continuare nella grandezza dell'impero romano e quindi a conservare anche le tracce di quello che esistiva e quindi che era esistito prima, e quindi a preservare anche le tracce della cristianità, questi delinquenti, che erano poi, l'hanno fatto pure santo, San Luigi dei Francesi, il re di Francia. Allora, la Sainte Chapelle è stata costruita, va bene, con le reliquie rubate a Costantinopoli. Il Papa lo fece pure santo, perché i francesi, i veneziani e il Papa furono quelli che pagarono più di tutti questa accozzaglia di armigeri che andarono a Costantinopoli. E Costantinopoli gli aprì le porte, perché credeva che avevano bisogno soltanto di rifornimenti per poi recarsi nella tappa della Palestina. Invece loro, approfittando di questo equivoco, perché giustamente poteva pensare Costantinopoli che quello andavano là a mettere a ferro e fuoco la città e rubarsi tutto, la Cadoro di Venezia, che sarebbe il paliotto dell'altare di San Marco, i cavalli di San Marco. Vabbè, sono stati il bottino di guerra dei veneziani. Adriana, così come la Sainte Chapelle, sì, sono andato un po' fuori tema, però per farvi capire il meccanismo. Meriterebbe un'altra puntata, la faremo, perché ma questa è una cosa c'è che molto a me da dire su quelle vicende. Quindi Sant'Antonio a un certo punto si ritrova là, ma perché? Per i nostri ascoltatori, perché si ritrova là? Che è successo? Capito? Allora, questo è successo. Allora, gli antoniani aiutavano le persone soprattutto nell'alleviare il dolore di questa malattia, che oggi curiamo con cortisone, eccetera, che allora non c'era, applicando sulle piaghe una pomata, un unguento fatto con la sugna, il grasso nobile del maiale. La zogna la chiamate voi, in italiano la sugna, in dialetto abruzzese la sogna. Quindi questa sugna veniva poi, come si dice, mischiata con erbe medicamentose, eccetera, e queste persone avevano alleviato il dolore da questa applicazione. Ma qual era il corrispettivo degli antoniani? Era anche questo, che loro facevano pascolare questi maiali, che poi venivano macellati ed essere utilizzati anche per medicare le persone, liberamente per i centri urbani, e le persone davano i loro avanzi a questi animali che vagavano, proprio perché erano i maiali di Sant'Antonio. Questo in Abruzzo, come anche in Campania, in tanti posti del meridione, è accaduto fino a pochi decenni fa. I maiali di Sant'Antonio, che erano i maiali del convento, giravano liberi
con una campanella per essere riconosciuti. E quindi significava che quelli erano i maiali del convento di Sant'Antonio, che non dovevano essere scacciati o ammazzati quando ingrassavano, erano riservati proprio al maiale del convento ed erano quelli che facevano la rappresentazione in pratica del Sant'Antonio. Ma perché il maiale? Perché nella tradizione contadina, come stavo a dire io prima, quando i crociati portano ste reliquie, eccetera, e cominciano a fare le prime figurazioni, le prime figure, le prime statue, i primi affreschi, i primi quadri. Quindi questo santo come viene riprodotto? Con il fuoco in una mano, il bastone in un'altra con il tavo e la campanella, il maiale ai piedi. E certe volte invece il bastone c'è il libro. Perché? Questo è nel codice simbolico. Allora, il fuoco significa il fatto che lui sia sopravvissuto e sia andato oltre, sia passato attraverso il fuoco delle tentazioni e abbia sconfitto il fuoco della carne, che poi era simboleggiato nelle storie col demonio. E quindi il bastone con la campanella, che era il simbolo degli eremiti, ieri come oggi, nei pellegrinaggi di Santiago di Compostela, comunque c'è il bastone con la campanella. Il bastone con la campanella era il mendicante, e il bastone era appunto l'eremita, quello che girovagava. Con la campanella e il mendicante, l'eremita si annunciava alle case che visitava per avere un po' di pane o qualcosa di rifornimento per poi continuare la sua vita eremitica. Il maiale che cosa rappresenta? Allora, il maiale nella tradizione, parliamo di cristiani copti, parliamo, quando Maometto disse che il maiale era il demonio, perché? Perché in quei climi e in quelle latitudini la carne del maiale non può essere conservata. Mentre per noi, dico sempre che il maiale è stato il frigorifero con le zampe, perché era la proteina animale che ha permesso ai nostri antenati di sopravvivere e di stare a noi qua a parlare. Infatti quando si ammazza il maiale o porc si fa una grandissima, o purcell, si fa una grandissima festa, ancora oggi che non abbiamo bisogno di questo cibo di sopravvivenza, ma è una festa della famiglia, invitano tutti. Il maiale era per i contadini nostri dell'Europa il frigorifero con le zampe, mentre per la tradizione egiziana orientale, che infatti poi Maometto anche nell'Antico Testamento, Adriana. Eh? Anche nell'Antico Testamento c'era. Sì, perché comunque c'è questo collegamento tra gli egiziani, diciamo gli orientali di prima e quelli di dopo, perché il maiale, vi ho detto, non può deve essere consumato subito. Non è una carne che lì può essere conservata, perché sarebbe imputridita, quindi portava malattie. E allora è stata bandita, inventandosi il discorso della come per noi il serpente. Tu mangeresti mai il serpente? No. No. Però, vabbè. Adriana, però sono dei tabù. Adriana, staremo ore e ore ad ascoltarti, però... Chiudo. Che hanno fatto i contadini? Vedendo questi affreschi, questi che hanno detto, oddio, finalmente l'usando contadino, l'usando cafone. Perché? È il santo che tiene il porcello e quindi lo protegge, perché il porcello è il nostro animale che ci fa sopravvivere. E se si muore l'upurcello, la famiglia non sopravvive. Quindi è il santo protettore dell'upurcello. Poi è il santo protettore del fuoco, che l'inverno ci riscalda. Che ci fa cucinare, che ci fa mangiare, che ci fa essere famiglia, perché una volta le famiglie si contavano a fuochi, ogni focolare era una famiglia, così si contavano. E quindi nella tradizione contadina il fuoco e il maiale sono diventati i tramiti simbolici. Con il tempo al purcello si è aggregato altro animale. Quale?
il cavallo, che era come oggi la vettura di lusso, l'asino, che era invece la petta, il camioncino, il bue, che era l'attuale trattore, il gallo, che svegliava l'uomo la mattina, la sveglia, ora teniamo un cellulare, Lucan, che gli faceva la guardia. Quindi quando vediamo i nostri santini elaborati poi nell'Ottocento, noi vediamo Sant'Antonio contornato di tutto sto bestiame che non se l'erano mai sognato nell'epoca medievale. Vabbè. È stata tutta un'elaborazione della mentalità contadina. Ecco. Vabbè. Perché, cioè, quindi, e poi cinghiale, come hai detto tu prima, il maiale di prima non era certo il maiale rosa importato dal Belgio nel dopoguerra, che è solo ciccione. Il maiale prima, il nostro maiale, era un maiale cinghialato, cioè mischiato con i cinghiali, perché il maiale era brado, cioè vagava, come vi ho detto, quello degli andoniani vagava per il centro urbano. I maiali nostri, che non ci potevamo permettere di dare a magnà, li lasciavamo liberi nei boschi, sotto i querceti. E come si fa ancora oggi in Corsica. Dopodiché, in inverno, si va nei boschi, si arricchiappano i maiali, gli si spara pure, perché i maiali non si fanno acchiappare più, si sono intanto incrociati con i cinghiali. Così è nata la razza del cintasenese, che mo è famoso. Ma in Abruzzo ci sono dei progetti, che adesso ci sta l'allevamento da una ventina d'anni, e penso anche da voi, sono stati ripromossi i maiali neri, che erano maiali... Infatti, in certe statue di Sant'Antonio sono neri, non sono rosa. Adriana, da noi è la nostra vecchia carne, era il maiale nero casertano con gli scioccagli appesi, ha lo stesso grasso dell'olio d'oliva. Adesso però, visto che abbiamo parlato del mangiare, se no altrimenti questa puntata durerà fino a domani. Lo so, ragazzi, Sant'Antonio Lo so, ma infatti... ma figurati Adriana, tu lo sai, starei a sentirti fino a domani mattina, però vogliamo integrare questo tuo discorso adesso del mangiare, parlando, poi torneremo con te, con Vincenzo, perché poi lì a Macerata Campagna c'è la questione della pastellessa, che è un piatto particolare che fa parte della tradizione di Sant'Antuono a Macerata. Soprattutto entriamo nella civiltà, nella cultura del nutrimento, che fa parte della nostra civiltà, la civiltà mediterranea, la civiltà napoletana, e quindi che ha il trascendente dentro di sé. Quindi per noi il nutrimento è qualcosa di molto particolare, e ad ogni festa religiosa c'è sempre un piatto particolare che gli dà accento alla sacralità dell'evento. Quindi Vincenzo, parlaci un po' di questa della pastellessa e come è legata a Sant'Antuono. Come hai potuto tu anticipare, a Macerata Campania abbiamo come piatto tipico la pastellessa, che è la pasta con le castagne lesse. Allora, come dicevo, a Macerata Campania, come hai potuto anticipare, abbiamo come piatto tipico la pastellessa, che è la pasta con le castagne lesse. Perché l'importanza di un piatto in una festa? Perché esso in sé per sé rappresenta un momento di convivibilità, di condivisione con il prossimo, di incontro delle altre persone, cosa che nelle religioni viene data moltissima importanza, soprattutto al cibo di festa. Qui in modo particolare col tempo si è andato a elaborare un piatto che ha come elemento principale la castagna. Ovviamente verrebbe subito in mente che Macerata Campania potesse quindi trovarsi a tantissimi metri sui livelli del mare, però poi andiamo a vedere un pochettino la geografia e scopriamo che Macerata Campania, ahimè, è a 37 metri sul livello del mare. Dagli studi che abbiamo fatto qui, il logo che ho condotto io qualche anno fa, ho scoperto nella storica descrizione del Regno di Napoli che qui a Macerata Campania nel 1800 c'era un piccolo castagneto, in particolare nella località di Caturano. Questo piccolo castagneto ha dato quindi la possibilità di avere una materia prima alla portata di mano e quindi elaborare un piatto del genere. Però non bisogna mai nemmeno dimenticare che a circa 30 km da Macerata Campania è localizzata Rocca Monfina, che è famosissima per la sua castagna. Quindi gli scambi, diciamo, fra le varie comunità, quelle montane e quella di pianura, nel tempo ha dato
sempre, diciamo, linfa a questo tipo di prodotto. Non a caso nel Catasto Anziano del 1754 in Macerata Campania figurava il mestiere del castagnaio. E, è un piatto molto semplice da preparare, quindi pasta corta, castagna lessata, vengono fatti saltare in padella un soffritto preparato con del peperoncino, in una versione elaborata, diciamo più moderna, si aggiunge anche, diciamo, anche della pancetta per insaporirla, e quindi si va ad associare a quello che è il dolce della castagna, il forte del peperoncino, quindi si va a creare quel sapore agrodolce, un piatto molto calorico, ma che si sposa bene anche col periodo, perché dà delle energie, diciamo, nei giorni della festa. Non a caso poi Macerata Campania in quei giorni ne servono tantissime energie, perché i cittadini sono dediti a percuotere i bottini e falci in onore del santo, quindi lì ci vuole molta prestanza fisica. E il piatto tipico, quindi il pranzo tipico del maceratese del 17 gennaio, prevede quindi il piatto della pastellessa attorniato a delle altre del cornie sempre legate alla figura del maiale. Quindi troviamo, non so, la bracioletta fatta con la coriga di maiale, oppure il soffritto, o tutte altre, diciamo, pietanze non tantissimo, non proprio dietetiche, molto caloriche, ma detto fra noi, un giorno si può sgarrare, soprattutto se è festa ed è Sant'Antuono. E questo piatto noi qualche anno fa l'abbiamo proposto nell'occasione in cui l'Italia ha compiuto 150 anni, quindi ci sono stati 150 anni dell'Italia, l'abbiamo proposto all'Associazione Sapere Sapori che ha condotto una ricerca nazionale e gli ha attribuito come valenza come uno dei piatti più significativi della storia d'Italia. Ne siamo orgogliosi ovviamente di questo riconoscimento per il piatto della pastellessa, soprattutto perché Macerata Campania rappresenta un pezzo di quello che era una volta Capo Antica, che per la sua importanza e per la sua storia ha rappresentato per tantissimi secoli l'altra Roma, quindi l'altera Roma, e non a caso con Annibile ha cercato un pochettino anche di scalzarla. E oggi Macerata nel suo nome rappresenta proprio le macerie della vecchia Capo che fu distrutta dai barbari, conserva un pochettino di quel DNA degli antichi capuani che hanno dato poi vita a quella che è la Campania Felix, cioè alla Campania originaria che oggigiorno è la nostra regione Campania. Genzo, scusami, una domanda che non c'entra niente con... Ma Macerata Campania con il Regno delle Due Sicilie si chiamava sempre Macerata Campania? Si chiamava Macerata. Noi abbiamo avuto il nome di Macerata Campania nel momento in cui eravamo l'unica Macerata del Regno delle Due Sicilie. Poi nel 1860, dopo l'Unità d'Italia, a seguito dell'Unità d'Italia, ci furono tante uomini mie in tutto il Regno d'Italia, no? Fra cui quella di Macerata, quindi in particolare se ne andarono a presentare tre Macerate in tutta Italia. E come importanza fu lasciato il nome Macerata a quella là che conosciamo tutti quanti noi, presente nel centro Italia, e alle altre due Macerate, che quella là campana, la nostra, fu chiesta di assumere un nome identificativo per una zona, diciamo, che nei dintorni, nello geografico, e quindi noi scegliemmo al suo tempo di chiamarci come denominazione Macerata di Marcianise. Perché era provincia d'area di lavoro quel periodo. Perché facevamo parte di quello che era il circondario di Marcianise. L'altra Macerata, che se non erro in Emilia Romagna, che ancora oggi si chiama così, è Macerata Feltria, quindi perché se non erro, perché in quel caso c'è il Monte Feltria, in quel caso, e nelle vicinanze. Poi noi, per una questione, diciamo, a livello di onomastica, col tempo, nel 1925, ma credo che il motivo soprattutto sia questo, però non ho avuto modo di leggere la delibera del 1925, ci chiedemmo di cambiare il nome in Macerata Campania, perché secondo me si andava a confondere Macerata di Marcianise con Marcianise stessa, cioè c'era una confusione proprio di nome. Distaccati. Era una curiosità. Per evitare, abbiamo scelto Macerata Campania. Era una curiosità. Adriana, adesso il rapporto con Sant'Antonio in Abruzzo con il cibo, cosa
Bene, a Sant'Antonio noi abbiamo dei cibi tipici che, come hai detto tu, variano a diverse nelle località. Però una delle cose che contraddistingue il Sant'Antonio come festa è comunque la panetta. Cioè, Sant'Antonio si fa un panino che può essere a forma di rosetta, che può essere a forma più o meno tonda, eccetera, che viene distribuito il 17 di gennaio per essere consumato da persone e animali a scopo appunto apotropaico e protettivo, beneaugurante e salutare. Poi ci sono dei cibi, per esempio a Fara Figliuolo Umpetri, dove fanno la bellissima festa delle farchie che incendiano queste torri gigantesche in onore del santo, ne parleremo dopo, fanno per Sant'Antonio un dolce tipico che si chiama a forma di serpente arrotolato, che si chiama appunto il serpentone, che non è altro come il capitone di Natale, che è il simbolo del ciclo della vita che si ripete, cioè l'anno, perché Sant'Antonio sancisce nella tradizione popolare, sancisce il ritorno del sole. Quindi nei riti solstiziali iniziati con la notte di Natale, Sant'Antonio, che allunga di un quarto d'ora la giornata, che quindi dice Sant'Antonio, San De Stefano non passa di piccine, Sant'Antuono non passa di galline, cioè Sant'Antonio sancisce appunto questo ritorno ed è il momento in cui anche le galline cominciano a rifare le uova e si ammazzano i maiali e quindi il cibo di Sant'Antonio sono salsicce, frittate. E soprattutto poi nella Marsica ci sono i cicerocchi, che sarebbero a Collelongo il mais lessato dentro un calderone nelle case del paese. E le persone che vanno a visitare poi è una festa meravigliosa quella che fanno a Sant'Antonio nella Marsica. Perché ci sono i pellegrini, persone che vanno casa per casa dove viene esposta l'immagine del Sant'Antonio, vuol dire che ci sta una cottora. La cottora in dialetto sarebbe il caldaio grosso messo al caminetto, si entra dentro casa, si va in cucina e ci sta la massaia che accudisce a questi cicerocchi che stanno a lessare dalla mattina dentro al calderone. Nel caminetto c'è l'immagine di Sant'Antonio addobbata con tutti gli aranci, che sono i beni preziosi del periodo invernale. Non ci dimentichiamo che anche noi, che abbiamo una certa generazione addosso, quando eravamo piccoli da Befana, per farci i regali preziosi ci portava i mandarini e gli aranci. Mo' i ragazzini non sanno che farcene perché non si rendono conto di quanto certi beni non ci sono e quanto sono preziosi. E quindi c'è tutta questa immagine di Sant'Antonio addobbata con aranci, eccetera, sul caminetto. Si entra nella casa, si prende il mestolo, si fa un segno di croce dentro alla cottora. La signora ti dà un bicchiere, una tazza, una cosa, tu ci metti un po' di cicerocchi. Ti fai il segno della croce e te ne mangi un po' per devozione. E questo casa per casa. E oltre, hai capito, è importante. Poi a Villa Vallelonga, che è un paese là vicino, sempre della Marsica, che dista qualche chilometro, e i più ardimentosi a piedi con le fisarmoniche, le dubbotte, se le fanno a piedi cantando le storie di Sant'Antonio. Ne parliamo dopo della musica, Adriano. Sì, e allora si va a mangiare. Si va e si stanno, per esempio, a Villa Vallelonga si fa un rituale molto particolare. Si fa la panarda. La panarda in abruzzese significa un banchetto incredibile, pantagruelico, dove tu hai 20 pietanze portate, che veniva appunto usato a Sant'Antonio Abate e poi in un'altra occasione, sempre nella Marsica, in occasione della Pentecoste, ed era il cibo dei matrimoni, quando tu dovevi mangiare la panarda.
E questa panarda è nata proprio per Sant'Antonio, perché per celebrare un miracolo che narra la leggenda che 300 anni fa, mentre una donna era andata a prendere l'acqua alla fonte e aveva lasciato la porta di casa socchiusa, un lupo entra e ruba il bambino nella culla. La madre, disperata, quando si accorge di questo rapimento, si mette davanti all'immagine di Sant'Antonio, lo prega e gli dice: Sant'Antonio me, se tu mi firtrua lucitel, io ti darò una panarda a chiunque viene per tutte le 7 generazioni a venire. Quindi i discendenti di questa famiglia, che poi sono 3 famiglie in questo paese, tra il 16 e il 17 di gennaio offrono la panarda. Ma voi non avete idea di che cos'è. Immaginatevi questo paesetto, come tutti i paesetti, che le case non è che hanno i saloni come oggi qua, no? C'è troppo se c'hanno la sala. Quindi le camere da letto vengono smantellate, solo la cucina rimane quella che era, ma in queste, che poi stiamo in montagna, quindi sono case fatte con le scale, tu ti arrambichi fino in cima, dove ci mangi 3 persone, dove ce ne mangiano 4, dove ce ne mangiano 10, e in pratica arrivano pietanze in quantità industriale. Ma soprattutto, cosa inaugura o chiude la panarda in questo paese? Le fave lessate, le fave lesse di Sant'Antonio, perché un altro cibo rituale da noi del Sant'Antonio sono le fave secche dell'anno. Vincenzo, pure da noi pure si dice panarda in alta terra di lavoro, da voi giù? Sì, da noi, sì. Da noi qua a Cassino in alta terra di lavoro diciamo a fare una bella panarda. Il calderone noi lo chiamiamo Luca Auraro. Viene da Caldara. Da noi Luca Auraro, no? Sì, ma in Abruzzo, allora, là si chiama la Chettora, cioè nel resto dell'Abruzzo si chiama la Callara. No, la noi per esempio la pecora dei pastori si chiama la pecora la Callara. I pastori invece del territorio marsicano la chiamano la pecora alla Chettora. Vedi un po', perché è più combinato. Gli Abruzzi, abbiamo detto. Devi sapere che la terra di lavoro finiva a questo canale. La Valle di Roveto era terra di lavoro, Ma era molto estesa. Paese che fa i termini che trovi, in sostanza, però sì, vabbè, ma noi sono tutti collegati fra di loro. Noi qua in alta terra di lavoro confiniamo con la Marsica, abbiamo molti termini in comune. Quindi allora, prima di dare la parola a Vincenzo per cominciare a parlare di musica, faccio passare un brevissimo video che anticipa Vincenzo, d'accordo? Giusto. Leggendo un po' quel libro che mi hai donato, ho visto che praticamente i 3 simboli, Sant'Antuono, Pastellessa e Tarantella, racchiude Sant'Antuono la nascita, la Pastellessa la morte, la Tarantella la rinascita. Quindi partendo da questi 3 pilastri, a ruta libera, parlaci di tutto quello che è Machada Campagna legata alla sua musica, dei bottari, delle seghe e dei carri, di tutto, insomma, fai tu, sei padrone di questi minuti nel parlare della tua Macerata. Grazie. Allora, bottidine e falci sono i simboli che rappresentano appieno la comunità patrimoniale di Macerata Campania, la comunità delle battuglie di Pastellessa, perché il nome tecnico tradizionale con cui si vengono indicati gruppi di bottari che poi nei giorni di Sant'Antonio Abate percuotono bottidine e falci, prendono proprio questo nomignolo di battuglia di Pastellessa. Macerata Campania ogni anno per la festa riesce ad organizzarsi con 15, 20, anche più battuglie di Pastellessa. Ogni battuglia
è formata da 50 e più persone, per cui che nell'occasione con i vari ruoli, c'è chi percuote la botte, che il tino, che la falce, ma ci sono anche altri ruoli che sono quelli là, per esempio di chi deve poi intonare i canti che vengono intonati dalle battuglie, vanno a rappresentare un numero abbastanza cospicuo che è rappresentato nei confronti della comunità, è molto molto significativo. Facendo due conti arriviamo ogni anno a circa 1.000-1.500 bottari per una popolazione di circa 10.000 abitanti, quindi è un numero abnorme. Bottari che poi nel corso degli anni portano le sonorità dei botti e falci nell'Italia intera, ma anche all'estero, quindi sono dei percussionisti di musica tradizionale che durante l'anno non smettono mai di suonare. Forse Macerata Campania potrebbe essere, diciamo, un'affermazione un pochettino forse pesante, oppure che potrebbe essere anche smentita, ahimè, ma secondo me Macerata Campania è la città, la comunità in Europa con la più grande percentuale di percussionisti praticanti, ovviamente nei confronti della popolazione. Come si è organizzata la comunità patrimoniale di Macerata Campania? Ci sono giovani, adulti, donne, quindi non c'è il rispetto della parità di genere, si impegnano ogni anno nell'organizzazione di questo grande evento, si impegnano con progettare quelle che poi devono essere dei carri a forma di barca che devono circolare per la strada e che nella credenza popolare vanno un pochettino a simboleggiare l'arrivo del santo in Italia, quando poi in Italia Santo Antonio Abate non c'è mai venuto. Io forse correggerei questa affermazione dicendo che va a simboleggiare la venuta di Santo Antonio Abate, dei suoi resti poi in Europa, quindi nella Francia, e poi è arrivato a noi il culto di Santo Antonio Abate. Su questi carri vanno a disporsi questi suonatori tradizionali, abbiamo detto dai 50 e più percussionisti, quindi denominati bottari, i quali vengono diretti da una figura chiave che è il capobattuglia. Il capobattuglia va visto come un maestro d'orchestra, il quale con le gesta della mano dà dei segni sulle ritmiche da seguire, e su queste ritmiche vengono eseguiti dei canti tradizionali che sono legati alla storia della comunità, quindi sono dei canti autoctoni legati al culto di Santo Antonio Abate, ma anche ai lavori nei campi, quindi il duro lavoro della terra, oppure sono dei canti moderni scritti appositamente per la festività. A questi poi si vanno anche a sommare dei canti tradizionali storici di terra di lavoro e della cultura della Campania. Faccio un esempio fra tutti: il canto dei Sanvetisti. Ritornando un pochettino al numero e all'impegno dei maceratesi nella scrittura dei canti, ogni anno la comunità di Macerata Campania riesce a partorire, se mi viene permesso questo termine, dai 15 ai 20 brani. Quindi c'è una grande produzione canora nella sua durata, nella sua importanza, questi canti riescono a durare solitamente 2-3 anni, perché ogni anno, ogni battuglia tira fuori con il suo estro, con la sua inventiva, almeno 2-3 brani. Ogni brano viene proposto solitamente per 2-3 anni di seguito, per poi essere riproposto così una tantum negli anni. Quindi ogni battuglia nella sua vita, ci sono battuglie che hanno anche 30-40 anni, hanno prodotto, siamo nell'ordine dei 40, dei 50, dei 60 brani a testa. Quindi sono dei piccoli artisti che riescono a fare tantissima musica, e che è caratterizzata da quella che a primo acchitto da un insieme di rumore. Il rumore è un simbolismo di Sant'Antonio Abate, va a rappresentare quello che è un momento di rottura, fra il vecchio e il nuovo. Sant'Antonio Abate va a rappresentare come festività una festa di fine anno, quindi un capodanno a tutti gli effetti, e quindi il fare rumore a Macerata Campania si fa con botti di falci. Macerata Campania ha nella sua festività tantissimi elementi. Forse se li andiamo a conteggiare tutti, li elenchiamo man mano fra chi è più evidenziato e fra quello che è meno evidenziato, Macerata Campania ha la particolarità
di conservare tutti gli elementi che vanno a simboleggiare quella che è la festa di Sant'Antonio Abate. Se in una comunità, ad esempio, troviamo in modo evidente il piatto di festa e il fuoco, come Macete Campano, oltre il piatto di festa e il fuoco, troviamo tantissimi altri elementi che possono essere quella del rumore, quella della musica, quella del canto, quella del come abbiamo detto prima, del piatto tipico, quella dei giochi, della parte ludica, ci sono anche i giochi tradizionali, gli aspetti religiosi che sono presenti in tutte le festività dedicate a Sant'Antonio Abate, ma soprattutto quello che notiamo nella comunità è la presenza dei giovani. Le giovani generazioni vengono coinvolte in modo attivo, si parte da percussionisti, dall'età già di 2-3 anni, per arrivare a un'età di oltre 70 anni. Gli più anziani hanno ovviamente assumono la veste di maestri d'arte, che vanno ad insegnare alle nuove generazioni quello che poi dovrà essere festa il 17 gennaio. E quindi c'è un continuo rigenerarsi nella comunità, un continuo rigenerarsi che ha portato anche alla sua sopravvivenza. Ovviamente oggi abbiamo questi numeri così veramente significativi, ma che immaginata anche come tantissime altre comunità ha conosciuto dei momenti in cui ci sono stati un abbassamento della tradizione. Per esempio, se ci focalizziamo sulla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, in cui ci fu la cosiddetta cultura dei fiori, in quel periodo in tantissime comunità in cui andava a finire quello che era il mondo agricolo per dare avvio a quello che era il mondo industriale, tantissime tradizioni sono state abbandonate e poi ahimè si sono perse nei ricordi della gente. Qui in Macerata Campania in tantissimi giovani è rimasta la voglia di continuare a far festa. Ovviamente non erano 1000 valorosi giovani come li troviamo oggi, 1000 persone, 1000 buttati. A quel tempo si arrivò anche ad organizzare un anno un'unica battuglia e oggi forse grazie a loro, alla loro voglia di far festa, quindi a quegli anziani di quei giovani di quei famosi anni che oggi hanno i capelli bianchi e che partecipano ancora con onore alla nostra festa di Sant'Antuno, oggi Macerata Campania può festeggiare Sant'Antuno in questo modo. Dovete fargli un monumento a questi signori. L'abbiamo fra questi hanno veramente hai ragione, bisogna fargli un monumento e da parte della comunità c'è un ringraziamento esagerato. Ovviamente la comunità vive attorno a questa festività in modo molto acceso intorno a questa tradizione. È l'argomento più parlato dell'anno. Si finisce il 17 gennaio con la festa, il 18 gennaio già si inizia col pensare alla festività successiva, come dovrà essere composta la battuglia, i pastelesi del gruppo che dovrà poi esibirsi durante la festività, come dovrà essere il carro, come dovrà essere svolta la festa l'anno però successivo e come migliorarla. Ogni persona ha il suo ruolo, quindi ci sono persone dedicate alla progettazione, le persone dedicate alla costruzione del carro, delle persone dedicate all'allestimento delle strade, e quindi è tutto il paese, dal più piccolo al più grande, che in qualche modo partecipa alla festa. E gli usi e i costumi della comunità sono sempre stati, in modo particolare, ritmati al ritmo di bottitini e falci qui in Macerata Campania. Non c'è un maceratese che non abbia suonato su un carro di Sant'Antuno, e con orgoglio, lo dico veramente con orgoglio, abbiamo avuto anche negli anni tantissime ragazze che hanno sfatato un pochettino il tabù e hanno avuto la forza di mettersi a suonare bottitini e falci, perché da noi non è vietato alle donne suonare bottitini e falci, ci vuole una prestanza fisica, perché bisogna soltanto immaginare che la festa è il 17 gennaio, si esce la mattina dopo che il santo è rientrato nella chiesa e si va nella piazza principale e si suona al più non posso.
Poi ci sono si sparano i fuochi d'artificio, quelli là, le figure antropopaie si fanno saltare in aria, quindi c'è il maiale, il ciuccio, la signora e la scala, e questi carri poi fanno l'esibizione in piazza e ritornano in parcheggio. Primo pomeriggio c'è la riffa, quindi la vendita dei doni regalati al santo, quindi a seguito della questua che avviene il 16 gennaio, una volta si faceva il 17 mattina, e poi il pomeriggio partono questi carri e suonano fino a tarda serata. Ma queste non sono le uniche esibizioni che i bottari dovranno fare, cioè si parte il sabato e la domenica che precede il 17 gennaio. Allora, se la settimana è abbastanza larga, allora tu fai sabato, domenica, qualche giorno di riposo e poi suoni il 17. Se il 17 ti viene attaccato un po' più vicino alla domenica, ti fai sabato, domenica, il 17 quando ti capita. Il sabato solitamente noi facciamo una sfilata che ti parta verso le 3-4 di pomeriggio e ritorni a mezzanotte, ti fermi. E stai sempre anche, Vince, anche quando non piove, però, perché io più volte sono venuto e due volte siamo dovuti tornare indietro perché la grande pioggia praticamente... No, la pioggia è un semplice fatto, perché quando c'è molta... Allora, se pioggina le battuglie in modo molto, diciamo, anche con un muso un pochettino giù, escono e suonano e onorano il santo. Però quando c'è la pioggia incalza, ahimè, i carri devono stare fermi, perché sui carri c'è un'amplificazione elettrica e quindi diventa pericoloso. Cioè non puoi fare uno spettacolo quando ti piove addosso, valiamoci chiaro. Cioè qualcuno poi potrebbe rimanerci sempre. Però volevo dirti, domenica... Aspetta Vincenzo, solo una cosa. Adriano, devi sapere che quando si incastra un trattore, un carro dentro un vicolo... Praticamente si ferma anche per un'ora la festa. È capitato un anno che sarà incastrato un trattore, praticamente. Sì, non arriviamo a un'ora. No, perché devi capire che la domenica invece si esce la mattina verso le 10, si torna alle 2, e poi il pomeriggio, io solo a pensarci già mi viene il freddo addosso, verso le 5 si esce perché c'è l'esibizione sul sagrato della chiesa. Noi abbiamo una chiesa che come costruzione è prima costruzione intorno al VI-VII secolo, perché da noi negli scritti antichi si dice che sia stato rinvenuto il corpo di San Rufo. Poi questa chiesa man mano è stata ampliata, costruita, ampliata più volte fino ad arrivare nella forma attuale. Nel 1600 ad esempio abbiamo avuto uno degli abati, quello più importante, è stato Francesco Disa, che è stato anche col nome del fratello, il Disa, è stato anche uno degli scrittori del 500, diciamo fra i più importanti, era un commediografo. Poi andò in missione per il vescovo di Capua di allora, che era San Roberto Berlarmino, e purtroppo ci lasciò le penne a Roma in qualche modo. Quindi oggi i resti di Francesco Disa sono lì a Roma. Noi abbiamo un sagrato bellissimo, quindi c'è una scalinata e si entra nell'abbazia. A fianco sul lato sinistro c'è la casa parrocchiale. C'è da dire che nell'occasione le porte della chiesa, il nostro abate Don Rosario Vendria, a cui vanno i saluti, lascia le porte della chiesa aperta. Il santo viene esposto nella navata centrale e i bottari con i carri, che hanno una dimensione, oggi per questione di sicurezza l'abbiamo ridotti a 14 metri, col trattore però arriviamo sempre sui 20 metri, 20-22 metri, perché sono degli autosdotati, si fermano davanti al sagrato della chiesa. Sul sagrato della chiesa sono accalcate dalle 300-400 persone, che vedono quindi a mo' di spalto, e i bottari eseguono il loro spettacolo, i loro canti davanti a queste persone con le porte aperte. Ovviamente altri spettacoli vengono seguiti prima, durante il percorso e anche dopo, quindi non è l'unico, però questo qua è quello più emozionante. Tu vedi ragazzi che hanno, è un'emozione che solo il maceratese riesce a provare, ma il stesso maceratese lo condivide con gli altri. Quindi sui carri troviamo anche i percussionisti che vengono da tantissime comunità, anche 20-30 km da Macerata Campania, quindi c'è una interculturalità in questa tradizione pazzesca, quindi una condivisione dei valori, e trovi queste persone che eseguono i loro canti, suonano, tendenzialmente prona a rompere gli strumenti, perché il bottaro al termine della festa deve rompere il suo strumento, e per una questione anche sempre apodorpaica,
ma soprattutto vedete anche molte volte noti dei ragazzi dei più giovani, quindi fino ad arrivare ai più anziani, quindi non più ragazzi, quindi a degli adulti, anche, più, anche quelli un po' più grandicelli, piangere davanti, mentre stanno, quando hanno finito di sudare oppure quando stanno sudando. Piangono per l'emozione, per la devozione, e in quel caso sembra che il santo ti stia stringendo la mano, ti stia dando la benedizione, mentre tu stai suonando per lui. E quella è la cosa che ogni macerese si aspetta, e quindi anche se c'è la pioggerina, c'è la pioggia, se ti salta una volta, la seconda volta cerca di farla, la cerchi di fare, perché noi ci è capitato un anno che, ahimè, il sabato e la domenica è venuto a piovere tantissimo, venne a piovere veramente tantissimo, e dovettimo spostare le sfilate. Quindi, c'ero io con gli altri. E noi la sfilata della domenica la recuperammo la domenica successiva, cercammo di recuperarla, e ahimè anche quell'anno, il 17 gennaio, mi ricordo, fu un anno pieno di pioggia. C'è il sabato piove, uscire o non uscire, la domenica proprio pioggia, il 17 la mattina una bellissima giornata, uscimmo, processione del santo, fuoco, il pomeriggio inizia la sfilata, arrivarono a qualche carro e cominciò a fare la pioggia, la grandine, ma un freddo cane che dovettemo staccare la festa. Anche per c'ero, questo. C'ero. Già, poi recuperammo la suonata sulla chiesa. E quel giorno, ahimè, anche quel giorno venne, pioveva, e i carristi vollero ovviamente onorare il santo ed uscire, e quindi sotto la pioggia onorarono il santo, e ovviamente ci fu una sfilata, un'esibizione molto più ridotta. Noi solitamente ogni battuglia davanti al sacro della chiesa si staziona intorno al quarto d'ora, in quel caso intorno ai 2-3 minuti per ogni battuglia, perché dovevamo muoverci per evitare di prendere troppa acqua. E va bene così. Bisogna viverla per capire cosa significa. Io invito a vedere le immagini della nostra festa su internet. L'invito soprattutto ad Adriana e tutte le persone che vedranno questo video. E vedrete tantissime persone che sono dedite a questa festa, rimarrete veramente impressionati dal numero di giovani, anziani, donne e uomini che tutti insieme lavorano incessantemente per questo evento, ma soprattutto all'unione fra i popoli, perché voglio sottolineare questa cosa: la nostra festa Macerata Campania, già per la sua fattezza, è una festa intercomunale, perché è la festa di Macerata Campania, però la nostra abbazia ha una estensione territoriale che è extracomunale, cioè prende un terzo della città di Portico di Caserta e un pezzo della città di Curti, quindi già è una festa che coinvolge tre comuni, e il suo nucleo centrale è Macerata. Però nella sua particolarità, storicamente, noi abbiamo sempre siamo sempre stata una comunità aperta, quindi abbiamo sempre dato la possibilità alle altre comunità di partecipare all'interno della nostra festa, quindi ci sono tantissime persone che vengono da tantissimi comuni, ne possiamo elencare anche una trentina, e poi oltre a quelli che ritornano appositamente per il 17 gennaio per venire a suonare a Macerata Campania, cioè gli oriundi, quindi tornano dall'estero, oppure se sono in qualsiasi parte d'Italia cercano di tornare per suonare sui carri. Quindi sui 1500 bottari, un 150 non sono maceratesi, anche 200 va. E questo è un valore molto significativo. Ecco, ritorniamo a quel concetto di interculturalità che vi facevo prima. Ma è un concetto che difficilmente riesci a trovare così, evidenziato in tantissime comunità, in tantissime festività. Non è che non sia presente anche nelle altre festività, ahimè, cioè non me ne vogliano. Cioè non è un'esclusiva di Macerata Campania, però fra le varie cose, i vari significati, la nostra tradizione, il nostro patrimonio culturale e materiale riesce ad avere anche questa grande ingrediente. La nostra comunità dal 2012, tornando al termine di Pastellissa, è stata denominata il paese della Pastellissa, proprio per il legame del maceratese alle battucce e la festa di Sant'Antuono. Grazie Vincenzo. Adriana, prima di darti la parola faccio passare un brevissimo video e... Bravo, faccelo vedere. Va bene.
C'era una donna buon cristiana, lieve per l'acqua la fundana. Quindi avete... Adriana, adesso ho visto nelle tue trasmissioni, poi vedendo pure di persona, che anche da voi l'arte musicale, l'arte e la cultura è molto presente, però da voi c'è un binomio con la musica e il teatro. Quindi spiegaci un attimo come c'è questo abbinamento tra teatro e musica. Mentre a Macerata c'è solo musica, da voi c'è questo abbinamento, non certamente a colpi di percussioni, più con ballarelle, saltarelli, però c'è la componente del teatro che è molto presente. Bene, la festa di Sant'Antonio Abate per l'Abruzzo è veramente un'apoteosi ed è la festa che come si dice, testimonia il carattere del rituale dell'Abruzzo, che è legato proprio alle forme di teatro popolare, cioè quello che un tempo era diffuso in tutto il centro meridione, partendo dall'Umbria e andando appunto in Campania ed oltre, come anche in Calabria, con le sacre rappresentazioni, che poi mano a mano sono venuti a mancare, in Abruzzo è continuato. Infatti in Abruzzo abbiamo la più grande concentrazione di sacre rappresentazioni rievocative degli miracoli dei santi protettori, dei santi patroni. Il fatto di abbinare il canto e la musica, Sant'Antonio è il santo più complesso perché ha l'apparato dell'alimentazione del quale abbiamo parlato prima, quello musicale e quello teatrale. E quello teatrale in pratica compendia entrambi gli aspetti, cioè sia quello di semplici strofe cantate come cantastorie, un gruppo di uomini che entrano nelle case a portare la festa, il Sant'Antonio, e quindi a ben augurare l'anno alle famiglie e che cantano soltanto, e invece in alcuni centri, la maggior parte, ci sono gruppi di uomini travestiti da santo, da diavoli, da eremiti, da angeli, che portano quindi Sant'Antonio nelle case e sulle aie il giorno, diciamo, siccome devono assicurare a tutte le famiglie la loro presentazione, quindi il 16 e il 17 di gennaio certe volte non basta, e allora partono già dalla domenica precedente, e loro sono stati da Natale in poi a fare le prove. Chi fa l'angelo, chi fa il diavolo, i diavoli sono quelli più bravi, perché devono avere delle capacità acrobatiche incredibili, perché quello che combinano i diavoli, poi ogni famiglia, dopo la loro esibizione che dura 10 minuti, offre un ricevimento, come si dice, un complimento in abruzzese. E sto complimento, che cosa c'ha? C'ha il vino, c'ha l'alcol, e quindi oltre a mangiare c'ha l'alcol. Quindi a fine sera, a fine giornata, i diavoli, che già normalmente devono essere acrobaticamamente dotati, non vi dico che cosa non combinano, spiandano alberi, cioè, voglio dire, sono veramente, fanno le tentazioni vere e proprie a sto povero santo con i suoi eremiti che lo seguono. E quindi abbiamo le celebrazioni più importanti, che appunto uniscono i vari aspetti festivi, che sono il fuoco, i canti, il cibo e le sacre rappresentazioni, che girano appunto in queste modalità, e sono dei canti molto antichi e molto belli. Mi dicevi medioevali, no? Sì. Allora, quello di Fara Figlio Lumpetri ha proprio una metrica come i trovatori, proprio medievale,
una metrica antica, arcaica, stupenda. La prima volta che l'ho sentito era giovane, appena laureato, ho detto oddio, che ho fatto un percorso spazio-temporale, mi sono ritrovato nel 1200 alla corte, cioè nel 1100 alla corte di Federico II in Sicilia, quando i trovatori andavano e si elaborava l'italiano, cioè veramente questa metrica musicale è stupenda, è veramente molto bello il canto dei Fara Filio Lumpetri, però là per esempio cantano solo, mentre vicino fanno le sacre rappresentazioni. Allora, le sacre rappresentazioni sono seicentesche, sono in pratica si chiamano le commedie dei santi, sono una forma melodrammatica che poi scaturisce pure, dalla quale scaturisce anche la commedia dell'arte, con tutte le maschere che ne conseguono. Quindi, voglio dire, particolarmente complesso. Adriana, ultima domanda. Tu sai che noi lavoriamo molto sulla storia identitaria, quindi soprattutto sul 1799. Molte feste di Sant'Antonio in Abruzzo sono legate ai miracoli di Sant'Antuono durante le insorgenze napoletane contro l'esercito invasore giacobino francese, tipo le Farchie. Quindi vedi, in molti punti ci sta proprio il miracolo di Sant'Antuono che rispingeva l'invasore. Cosa ci puoi dire su queste storie, su questi miracoli? Vabbè, questo di Sant'Antonio che hai citato tu, delle Farchie, è proprio riportato negli annali, cioè ci sono le cronache. Quindi Sant'Antonio, per scongiurare la presa di Fara, come era già stata presa Guardiagrele, un paese vicino, è stato messo a ferro e fuoco, Sant'Antonio apparve sulla selva di foresta di Querce e incendiò questi alberi per impedire ai francesi di entrare in paese. E quindi poi i francesi fecero dietro front, perché preferirono affrontare questa muraglia infiammata, i faresi se la scambarono e da allora hanno festeggiato questa giornata, sempre la festa di Sant'Antonio Abate, quindi il 16 alla vigilia, incendiando delle Farchie che originariamente, anticamente, erano come delle fiaccole di canne incendiarie che potevano essere lunghe un metro e mezzo. Nel tempo sono diventate spettacolari, adesso sono alte 8 metri, una circonferenza di 2, di 3, insomma veramente una cosa stupenda, che ogni contrada poi porta e incendia fuori il sagrato della chiesa di Sant'Antonio, e quando sono tutte incendiate, Sant'Antonio verso le 7, che quindi è notte, le va a benedire. Dopodiché la gente le sega con le motoseghe, sono enormi, e se le riporta in contrada per continuare a ballare e mangiare. C'è un altro paese, mi sembra, che festeggia il miracolo di Sant'Antuono nel 1799. Più che Sant'Antuono, è là invece è San Giuseppe. Sempre. San Martino sulla Marrucina. Sempre stesso 1799, lì il santo, che sarebbe il santo artigiano protettore del paese, appare a questi francesi che stanno pensando di conquistare il paese, là vicino c'è Guardiagrele, perché poi andranno a Guardiagrele a sfogarsi, e lui appare con questo bastone di Sant'Antonio esortandoli a non entrare. Allora i francesi, figuriamoci, entrano e basta, come questi fanno per entrare, lui pianta il bastone per terra ed esce un lambo, un tuono, una cosa gigantesca che fa una fiammata, una vamba, e quindi i francesi si spaventano e se ne vanno alla povera Guardiagrele, che non delusando il protettore, che in quel caso li salva, e hanno messo a ferro e fuoco Guardiagrele. Bene, ormai siamo al termine di questa bellissima chiacchierata, che si è allungata come pensavo, però sono contento perché i timori di Adriana, che poi li ha subito, diciamo, accantonati, che stavamo fuori tempo perché si fa a gennaio, di parlare di Sant'Antonio in questo periodo, credo che siano stati messi in un cantuccio, perché effettivamente, anche se siamo ormai al mese di maggio, aver fatto questo incrocio tra la terra di lavoro e gli Abruzzi con Sant'Antuono, per me è stato veramente un piacere e un onore, e vi ringrazio. Un saluto ai nostri spettatori. Vincenzo, Adriana, cosa mi potete dire?
che non vedo l'ora di venirmi a godere i bottari della festa della pastellezza lì a San Macerata Campania. Sicuramente sarà un piacere accoglierti. Solo per il periodo, per me sarà un problema. Io, da quando ho iniziato la mia carriera di antropologa, l'ho iniziata grazie a Sant'Antonio, perché io mi occupavo di teatro, io ho iniziato nelle mie ricerche con le fonti orarie e il teatro popolare. Quindi Sant'Antonio mi ha fatto da padrino, da cumbara. Quindi le prime feste che ho studiato e che ho, e che ho assistito nella rinascita sono state proprio quelle di Sant'Antonio. Però vuoi venire sempre il sabato e la domenica. Adriana, puoi fare la settimana prima, perché lì iniziano prima. Con i cani. A dicembre noi facciamo... Perché se no mi si ingazzano tutti quelli del Sant'Antonio. Noi organizziamo... Soprattutto dopo sto Covid che c'ha... Allora, le battuglie, tu devi sapere che per prepararsi per la festa c'è la fase di preparazione. Cioè ogni sabato e domenica si mettono nei cortili, che erano quelli là grandi, che una volta servivano per i lavori dei campi. Noi siamo, cioè abbiamo quelle, i cortili a caie, sì, certo. E lì si raccolgono lì dentro e provano, quindi provano dalle 3 fino alle 7, alle 8 di sera, il sabato e domenica. Ci sono 10-20 spettacoli ogni sabato e domenica, quindi già da dicembre, soprattutto dopo l'Immacolata, il paese c'è festa, c'è Sant'Antonio in modo particolare. Ovviamente a settembre si iniziano già con i lavori, quindi da noi, perciò dicevo, il discorso è festa un anno intero. Quindi potresti già venirti a vedere questo momento, che è un momento molto significativo. Vengo. Per se parli con un carrista, chi fa la festa di Sant'Antonio, ti dirà il momento più bello della festa è la fase di preparazione, perché già si parte tutti insieme per far festa, e gli ultimi giorni che dedichiamo al santo, che sono solo dedicati a lui, e poi noi già sappiamo che poi devi finire, quindi è molto caricato. Noi la festa già l'abbiamo fatto, già l'abbiamo sfogata da settembre fino i momenti più belli delle feste sono noi siamo una cosa che volevo ovviamente l'augurio che voglio dare a tutte le persone è che si continui, si ritorni a far festa, a festeggiare il nostro Santo Antonio Abate. Noi per come comunità, insieme ad altre comunità italiane, soprattutto tu hai nominato Fara Ferrorum Petri e Collelongo, ci sono anche loro, abbiamo creato messo su una rete di valorizzazione e salvaguardia delle feste di Sant'Antonio Abate in Italia. Una volta si chiamava gemellaggio. Sì, comunità italiane, perché l'obiettivo è creare condivisione di know-how, mettere a disposizione fra le comunità, per far sì che queste tradizioni continuino a vivere e non morire, e soprattutto vengono valorizzate in un modo adeguato in tutti i contesti. Quindi condividere il sapere. L'anno prossimo con Adriana verrò anch'io a dicembre nelle preparazioni, poi andremo nelle sue feste di Sant'Antonio. No, ma io mi sono promesso che con questa rete poi pian piano, adesso sono stato ho avuto l'onore di essere fra i coordinatori nazionali e internazionali di questa rete, sicuramente poi col tempo dovrò cercare di visitarle tutte quante. Quindi il 17 gennaio sembra a Macerata starò, però gli altri giorni cercherò di visitarle. Adriano, l'anno prossimo sappi che devi venire parecchio da noi, tra la Candelora, Sant'Antonio, San Giuseppe, la Madonna delle Galline. Da noi c'è tanto che non hai visto, credo. Ho visto poco. C'è tantissimo. Quindi tanto facciamo. Noi del regno ci muoviamo sempre bene. Ti sei dimenticato della Madonna dell'Arco? L'ho detto, la Madonna dell'Arco. Quale conosci? Conosci il rito che si fa per lunedì? Quello di Pasquetta. E tu, Macerata, Portico di Caserta, insieme alle varie località che sarebbero Musicile e Caturano, andiamo in pellegrinaggio per la Pentecoste. Fine maggio, inizio giugno, e anche in quel caso abbiamo dei canti particolari. Allora, io comunque devo tornare a Capua per rivedermi il museo della Mater Matuta, che mo pare che lo stanno restaurando e l'hanno riaperto, hanno fatto il libro, mo l'ho ordinato per averlo. Quella è una delle cose più belle. È una perla che abbiamo qui a Capua. Sì, è un unico al mondo quel museo, perché ci sono quattro civiltà.
ci sono quattro civiltà. Noi, Etrusca, una volta hanno fatto una... ci sono quattro fatto. Civiltà. Aspetta. Etrusca, Sannita, Greco e Romana, in un solo museo, è un unicum al mondo. Meraviglioso quel museo, ci devo venire, è bellissimo. Una volta hanno fatto l'iniziativa lì al museo di adottare una mater, adotto una madre. Fatto bene. E noi come comunità abbiamo adottato una madre, quindi anche come comunità abbiamo una madre che ci rappresenta. Adriana, devi sapere, Adriana, che alla Madonna dell'Arco di Pasquetta, ma credo che ci saranno 200.000 persone in pellegrinaggio. Una cosa spaventosa. Comunque, ragazzi, adesso ci dobbiamo veramente salutare. Qua non staremmo a parlare, vi ripeto, fino a domani, però. Salutiamo i nostri telespettatori e spettatori, non so come si chiamano, picci spettatori, non so come dovremmo chiamarli in questo spettatori questo... e basta, tanto basta che stanno là, fanno assistere, speriamo di vederci presto in presenza, ragazzi, grazie. Comunque non vedevo l'ora, grazie. Di vedermi il video delle... no, meno male, arrivederci, grazie, arrivederci, ciao, buona serata a tutti, a presto, ciao, complimenti. Allo suona la grandascia, viva l'uomo ma la bascia, allo sorretta murella, sorriso di comorie. Allo suona le campane, viva viva il cura, allo suona le iurine, morta già rubì. E suona, suona, suona carmagnola, suona li consigli, mi vorrei con la famiglia. E suona, suona, suona carmagnola, suona li consigli, mi vorrei con la famiglia.
mettiamo una scherza. Ma la per la scherza. Ancora? No, no, io ho meglio, il cellulare si riaccende stasera con una casa. Luciano inizia San Antonio. Odi, sono un po', ma allora mi nome. No, no, no. E capito? Beh, che va mio nome, ciao. Questo è un cash, un nuovo cash, c'è le cannette di saggicci. Sant'Antonio 2006, penna Sant'Andrea, Italia, Abruzzo! Cioè, ma io ci metto la buccia. A vita Sant'Antonio. A vita Sant'Antonio. A vita Sant'Antonio. A vita Sant'Antonio. Thank you.
piace, me ce faccio dovrignace, se me dai una gallina, me ce faccio di taiuline, cantandoni e dei ennare, che la nave vuole vuole, va per tutte le casate. Viva Sant'Antonio Abate! Viva Sant'Antonio Abate! Vai, hai fatto un po' la cresta, eh?